fattori, perché non diamo lo spazio sufficiente che merita la proposta del vino, ma anche in generale il servizio. Come se una recensione tipo nel 90% dei casi parla di cucina, solo nel 5% c'è una righetta alla fine in cui si dice buona, abbastanza completa, completa la cartina, buono il servizio, l'errore è chiaro che è prima di tutto nostro. Noi comunicatori, recensori, giornalisti, critici, dobbiamo sforzarci di dare più spazio a un elemento decisivo all'interno di un ristorante. Decisivo e vincente è il titolo della relazione di oggi. Vincente perché? Grazie, beh, innanzitutto io sono ovviamente un relatore in forte conflitto di interessi parlando di importanza del vino, perché non posso che sottolineare il fatto che secondo me nell'esperienza gastronomica, nell'esperienza di un ristorante, comunque il vino è una parte importante. Allora, se l'accoglienza è il frutto di tanti piccoli dettagli, in cui ovviamente c'è l'ospitalità in generale, è il frutto di tanti piccoli dettagli, anche il vino ne fa parte. Il vino come qualcosa che poi deve sempre dialogare costantemente con il cibo e anche con l'esperienza che è fatta del design locale, del dialogo con le persone, con il mente, con il sommelier. Ecco, cos'è una carta vincente? Secondo me, io ne ho viste tantissime, ne ho viste in giro per il mondo, ne ho viste in Italia, ne ho viste quindi di molto molto diverse, e mi sono fatto innanzitutto l'idea che non esiste un'unica filosofia di carta. Io penso che una carta vincente è quella carta che è in perfetta sintonia con la filosofia e il format e l'idea del locale e del ristorante. In taluni casi questi quindi può essere una carta straordinariamente ampia, come la Teca Michiori, dove probabilmente chi va in Teca Michiori pensa al vino come una parte fondamentale della propria esperienza. Può essere magari una lista di vini molto più stringata, molto più semplice, molto più abbordabile, molto più, perché magari questo è più parte della filosofia più locale, come abbiamo visto. Nel nostro caso io ho avuto anche la fortuna, e qui fra l'altro in sala c'è anche Alex, che è il nostro mentore di Locanda Maldona, ho avuto anche la fortuna di cimentarmi nella creazione di una lista di vino, ed è abbastanza anche strano da produttore. E poi molti ci chiedevano, ma Locanda Maldona si darà solo Ferrari, ovunque si daranno i posi, le etichette del gruppo Romelli. Ovviamente non è così, perché in un ristorante secondo me deve esserci comunque una scelta. Però devo dire che era stata un po' una sfida, perché capire come impostare. Noi ci siamo appunto chiesti quale filosofia dare a questa carta, che ad esempio nel nostro caso è Locanda Maldona, abbiamo impostato un'altra soluzione di cuoricino, perché essendo noi un produttore del Trento Doc, penso che chi viene a visitarci ha sicuramente una passione, magari una curiosità particolare su questo, e quindi abbiamo voluto dare un'ampiezza a questa categoria e magari al territorio, e in particolare essendo un produttore di vino italiano abbiamo dato una forte prevalenza alla scelta di vini italiani. Ripeto, penso che ad esempio nel caso di Locanda Maldona l'idea sia stata quella di costruire una carta che fosse in linea con la filosofia di un locale, che è un locale che racconta la cucina di Alfioghezzi, ma che è anche parte di un percorso sul territorio trentino, un percorso di accoglienza tra il bello e il buono alle cantine fermate. Però ecco, questo mi ha stimolato, perché è stato interessante. Cioè, c'è il posto anche di decidere, di guardare, di valutare, di decidere i prezzi, non solo dei nostri film, ma anche di quello degli altri. E devo dire che è stata un'esperienza formativa che mi permette oggi di guardare al loro lavoro, a quello che fanno loro, con maggiore curiosità. Però soprattutto sono curioso di quello che diranno appunto loro, quindi qui mi taccio e passo loro la parola. Grazie.